Ancora una manifestazione per dire sì alla TAV. Ad organizzarla e scendere in campo questa volta i militanti di Forza Italia, che ieri mattina, sabato 17 novembre, si sono ritrovati in Piazza Castello a Torino, presenti diversi parlamentari. Una manifestazione per chiedere al sindaco Chiara Appendino di ritirare la mozione e ascoltare i cittadini, come ha spiegato Daniela Ruffino. Forza Italia scende in piazza per il sì, per chiedere alla sindaca Appendino di ritirare la sua mozione, di ascoltare i cittadini. Forza Italia chiede al governo e a Toninelli di smetterla di giocare con la finta commissione costi e benefici. Forza Italia chiede un futuro per il Piemonte e per l'Italia. Questa è la piazza della positività e oggi siamo qui per questo e sicuramente andremo avanti in questo cammino, nel cammino delle opportunità. Per Osvaldo Napoli la problematica vera, al di là del no e del sì alla TAV, è nata dal dire no alle Olimpiadi. Credo che la problematica vera, al di là del sì TAV e del no TAV, sia iniziato da parte della popolazione di Torino, ma del Piemonte intero, nell'affermare il no alle Olimpiadi. Il torinese dalle Olimpiadi ha ricevuto un grande slancio economico nel 2006. Il aver detto inizialmente il no alle Olimpiadi ha creato certamente nella cittadinanza un dolore profondo che oggi invece si ripercuote anche sul TAV. Il no alle Olimpiadi, il no alla TAV significa veramente la decrescita infelice della città. Oggi siamo nient'altro che una periferia di Milano e questo il torinese non lo vuole. Mancano strutture, mancano vie viarie, mancano anche incontri culturali di un certo livello. Oggi il torinese se ne accorge e anche chi ha votato l'Appendino e ha votato 5 Stelle certamente oggi avrebbe un comportamento diverso. Dalle nostre palle c'è un'amministrazione del no che non vede le prospettive. Non ci può essere, vedi, quando io sento parlare di reddito di cittadinanza, rabbrividisco. Oggi il torinese, ma non il torinese, l'italiano ha bisogno di lavoro e di stipendio, non soltanto di regalie. Il reddito di cittadinanza, io faccio un esempio, quando un operaio che abita a Giaveno e che ogni mattina prende un pullman alle 5 del mattino per andare a lavorare alle 6 e alla fine del mese prende 1.100 euro, quando uno Stato senza che tu faccia nulla ti dà 780 euro, beh, devo dirti la verità, quello si licenzia per 3 anni, prende quello e fa il lavoro in nero. Diamole invece il lavoro. Il lavoro porta reddito. Oggi i 5 Stelle non fanno nulla di questo né in città di Torino né a livello nazionale. Siamo militanti, come loro ci hanno votato, è giusto che stiamo qui insieme a loro. Ad affermarlo è Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. In mezzo alla gente, perché noi siamo militanti come loro, è giusto che siamo in mezzo a loro. Ci hanno votato, siamo parlamentari grazie a loro, è giusto che siamo qui a dire grazie a loro e stare insieme a loro, combattere insieme a loro, non soltanto sui palchi ma anche in mezzo alla piazza. L'importanza di questa opera? È fondamentale per la crescita di Torino, del Piemonte, per lo sviluppo di un'intera area che altrimenti rimarrebbe isolata. Per Maria Stella Gelmini si tratta di impegni presi e che ora vanno mantenuti e rispettati. Gli impegni che l'Italia ha preso dal 96 in avanti vanno mantenuti e rispettati. Chi dice no è un irresponsabile e sicuramente non ha il consenso della maggioranza degli italiani, quella maggioranza silenziosa che rappresenta l'altra Italia, che non vive di rancore e di invidia sociale ma che vuole guardare al futuro con fiducia. Sì, TAV lo diciamo da sempre perché vogliamo che il Piemonte vada avanti e non si fermi, dichiara Alberto Cirio. Per dire sì, TAV lo diciamo da sempre perché noi siamo da sempre per le infrastrutture, noi siamo da sempre per il progresso, vogliamo che il Piemonte vada avanti e non si fermi. E l'abbiamo detto sabato scorso e oggi lo diciamo, però proponendo anche come si deve fare. E si deve fare come Forza Italia da sempre fa, cioè con serietà, con concretezza, perché il Piemonte non può stare fermo. Questa città ha perso le Olimpiadi che già erano sue perché una giunta comunale non è riuscita a tenere quel patrimonio che i governi precedenti le avevano dato. È una scelta sbagliata, così come sono tutte le scelte che guardano indietro e che non guardano al futuro. Noi abbiamo amore per la nostra terra, abbiamo amore per il Piemonte, vogliamo che il Piemonte cresca e che i piemontesi siano felici e crediamo che la TAV completa possa essere un obiettivo raggiungibile e che dia un grande rilancio alla nostra regione. Presente anche il senatore Adriano Galliani ed ex dirigente del Milan, il quale ha dichiarato che fermare quest'opera sarebbe una follia. Sono qui perché credo che fermare questa opera sia una follia, assolutamente. Credo che l'alta velocità porti sviluppo, non si capisce perché dobbiamo isolare
l'Italia dell'Europa. Ecco perché sono pensato di venire qui questa mattina. Al di là delle colorazioni politiche, io credo che sia assolutamente un'infrastruttura che serve al nostro paese. Numerosi manifestanti sono intervenuti con cartelli e striscioni. La bufala è chiara, perché è favorevole a questa infrastruttura? Perché vogliamo la crescita del nostro paese e non vogliamo che il paese si fermi, bisogna evolversi. Il prossimo 8 dicembre invece è prevista a Torino una manifestazione per dire no alla TAV.